a tutti ragazzi di Spazio Games, eccoci qui per un unboxing targato Microsoft, targato Xbox. Qui di fianco potete vedere le nostre bellissime scarpe Adidas Climacool One, che tra l'altro sono targate Xbox, c'è anche il targhettino che lo dimostra, nonché la scatola, effettivamente lo fa in maniera ancora maggiore. Passiamo in realtà al pacchetto che vogliono sponsorizzare queste scarpe bianche in tinta con la console, che in questo caso troviamo nel suo formato da 1 terabyte di memoria, quindi quello intermedio, abbiamo quella da 2, quella da 1 e quella da 500, Xbox One S, quindi il formato quello piccolino, ma migliorato rispetto alla precedente, quindi con la disponibilità di fornire un segnale in 4K upscalato ragazzi, con HDR, quindi con questo High Dynamic Range che permette una qualità migliore dei colori a schermo. Ovviamente c'è bisogno anche di un televisore compatibile, ma bando alle ciance e passiamo direttamente all'unboxing. In questo caso è da quest'altra parte, infatti dietro avevamo un po' tutte le rappresentazioni dei personaggi chiave di Xbox e davanti la nostra bellissima Xbox, perché devo dire che comunque rispetto ha il primo modello che era un po' un mattone grosso, ma comunque diciamo ci stava all'interno di un salone. Questo è molto molto più bello esteticamente. Ed ecco qua effettivamente la nostra Xbox. Adesso qui ci sono un po' di pezzi di cartone di qua e là. Qui penso ci siano il controller con l'alimentatore, il cavo, perché l'alimentatore abbiamo detto che in questa versione è interno, non è più esterno come la precedente. Il peso è inferiore, però, tanto l'ho aperto dall'altra parte, è di qua ragazzi. Il peso è inferiore, ma dà l'idea di un oggetto piuttosto massiccio, quindi compatto e solido allo stesso tempo. Dietro invece tutta la serie di ingressi e uscite. In questo caso sempre riguardante l'alimentazione. Come nel precedente modello, l'HDMI out che va direttamente al televisore e l'HDMI in, quindi per fare la funzione della DVR, quindi del registratore. USB 3.01 e USB 3.02, eventualmente un'antenna aggiuntiva per ricevere il segnale a infrarossi, l'uscita ottica e il cavo Ethernet. In the dark, with the memories that replay my lonesome fears in my mind. Il cavetto che si diceva prima, quindi non c'è più l'alimentatore esterno, ma è tutto contenuto in questa piccola bestiolina. E poi dopo il controller, che è cambiato rispetto al precedente, sempre anche questo con le pile. Da questo punto di vista non si cambia, ma questa è una strategia di Microsoft. E niente, quindi questa nuova finitura, un po' più zigrinata, un po' meno scivolosa rispetto alla precedente, che dovrebbe permettere un maggiore attrito e quindi un controllo del controller più efficace. Abbiamo finito con l'apertura della confezione della Xbox One da 1 tera bianca One S, quindi quella nuova, più sottile, più compatta e più efficiente. Abbiamo visto le scarpe e niente, quindi penso che per oggi sia tutto. Un saluto dalla redazione di Spazio Games. Ciao!